musica e via di seguito. Volevo anche dire che perché sono arrivati adesso i frattali? Uno dice, ma come mai? Stavano intorno a noi. Quali sono i livelli del pensiero per raggiungere i frattali? Si è iniziato con la conoscenza delle figure geometriche attraverso il terreno, disegnare i confini e via di seguito. Dopo è venuto Euclide nel III secolo a.C. e ha scritto un libro meraviglioso, gli elementi della matematica, che si studiano tutt'oggi, insomma, è uno dei testi fondamentali a livello mondiale, a livello universale. E lui ipotizza un piano geometrico, un piano infinito, non più riferito alla realtà, e queste figure galleggiano, vivono nel piano geometrico, un piano infinito, le rette sono infinite, le parallele non si incontrano mai, anche questi principi così. Verso il 1600 René Descartes introduce la geometria analitica. Che cosa pensa? Il piano reale, il piano di Euclide, e lui sopra ci pone un piano di numeri. Nasce la geometria analitica. Tutte le figure vengono tradotte in equazione e via di seguito. E si va avanti così con questa geometria analitica, con questa matematica analitica che ci ha dato la possibilità di andare sulla Luna e via di seguito. Tutta la realtà che noi abbiamo è basata, si basa sopra questa, gli assi cartesiani, la geometria analitica, l'analisi matematica, quelle che si studia all'università. Successivamente, questi si avvalgono sempre dei numeri reali, che sono formati dai numeri naturali, 1, 2, 3, i numeri frazionari, 2 terzi, 3 quarti, i numeri irrazionali, la radice di 2 e via di seguito. Invece la geometria dei frattali si avvale di un piano, al piano naturale, il piano così immaginario di Euclide, il piano numerico di Cartesio, adesso viene fuori il piano dei numeri complessi. Quindi la geometria e i numeri che utilizza Benoit, Mandelbrot e tutti quelli che si interessano di geometria frattale si riferisce all'insieme dei numeri complessi. Quindi abbiamo i numeri naturali, i numeri razionali, i numeri reali. Fino ai numeri reali sono tutti quei numeri che utilizzano gli ingegneri, che utilizziamo quotidianamente per l'esplorazione spaziale e via di seguito. E dopo ci sono i numeri complessi, c'è un altro piano che si sovrappone a quella cartesiana dove c'è una retta che si chiama la retta immaginaria, dei numeri immaginari, ma non sono immaginari, sono reali, sono stati chiamati così per motivo di evoluzione. Va bene, adesso che lo sa se va bene, comunque sentiamo un'intervista di Benoit Mandelbrot, perché è l'unica intervista a livello, insomma, che gira nelle università, girano, non so, su YouTube, gira un po' dappertutto, anche perché è stato così bravo e così sintetico. È un dialogo così, 4 minuti, tra lui, dei premi Nobel, dei filosofi, e dopo lui individua in alcune attività così molto elementari la visione dei frattali. È stato il primo. Adesso sentiamo questa intervista.